Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è il primo mio esperimento per fare questo metodo di ricostruzione unghie. Allora, ho voluto crearmi da sola le mie tip in gel e sto utilizzando delle tip forma mandorla che sono intere, ma queste tip sono veramente molto grosse, spesse e pesanti e sinceramente non ho idea di come si possano mettere sull'unghia. Comunque le ho utilizzate solamente per la loro forma, quindi ho preso la misura della tip e sono andata a metterci il gel sopra proprio per creare una tip di gel con la forma di questa tip di plastica. Quindi non ho opacizzato la tip di plastica perché se la andavo ad opacizzare il gel sicuramente non si sarebbe più staccato e ho fatto tre passaggi di gel. Questo è il primo e sono andata in lampada. Poi ho fatto il secondo e ho voluto creare una specie di spina centrale, di rinforzo centrale e poi sono andata a fare anche il terzo. Ne ho fatti tre perché avevo fatto la prova a farne solamente due di passaggi di gel, ma quando sono andata a togliere la tip di gel era molto morbida e ho pensato che dovendo essere quella tutta la struttura già pronta, forse era troppo morbida, era troppo sottile, non avrebbe retto. E quindi ho deciso di fare tre passate, ma sinceramente non so se è il ragionamento giusto quello che ho fatto io. Allora, vi dico anche un consiglio di non di lasciare un pezzettino o sul bordo o sulla punta, forse sulla punta è meglio, più che nel giro cuticole, di lasciare un pezzettino di tip scoperta dal gel, perché questo vi aiuterà a far staccare il gel dalla tip. Dunque, vi dicevo, questo è il terzo passaggio di gel che faccio e sinceramente forse sono un po' troppi, tre, cioè, insomma mi è venuta una tip molto grossa, abbastanza spessa. Come ho già detto, questo è stato il primo esperimento che ho fatto e sinceramente non so se ne vale la pena fare tutto questo lavoro di fare le tip in gel. Quando nel video precedente vi ho fatto vedere che ho usato delle tip di plastica e il risultato sinceramente è buono, voglio dire, non trovo che ci sia molta differenza, se non che qui ho impiegato più tempo perché giustamente ho dovuto, vedete qua che non riesco a trovare il punto dove avevo lasciato lo spazietto libero e invece poi eccolo qua, qui ho trovato lo spazietto libero e riesco a staccare il gel dalla tip ed ecco qua, questa è la mia tip in gel. Allora, stavo dicendo che probabilmente ho messo troppo prodotto. E una volta che poi adesso andremo a vedere la tip applicata, attaccata all'unghia, ho dovuto limare parecchio perché era veramente troppo spessa e quindi non credo che tornerò di nuovo a fare questo esperimento. Forse rifarò questo esperimento di farmele da sola in gel quando mi arriveranno quelle tip forma mandorla che vi ho detto che ho comprato su AliExpress. Dunque, lo stesso procedimento, il procedimento è lo stesso. Metto un gel base, io utilizzo questo base Sokoff di Madame Glam e poi qui ho voluto fare la prova, come vi dicevo nel video precedente, di attaccare la tip di gel con il gel colla, perché ho visto una ragazza fare questa cosa e ho detto fammi vedere se è vero che funziona. Allora, vi dirò in tutto il video che questo era il primo esperimento che facevo e sono andata a mettermi il gel anche sull'unghia naturale. E poi sono andata a prendere la tip che ho opacizzato all'interno, come vi ho fatto vedere nell'altro video che ve lo lascio qui in alto. Se non l'avete visto, secondo me vi conviene andare a vedere prima quell'altro video. E sto appunto andando a mettere il gel colla anche dentro la tip. E poi vado a provare ad attaccarlo. Allora, la differenza che ho notato io con questa tip di gel rispetto alla tip che ho utilizzato nell'altro video, innanzitutto è stato molto più facile con la tip di plastica, perché
dell'altro video. Questa qui era molto pesante e tendeva ad alzarsi, un po' il lavoro che fanno le dual form, che tendono a staccarsi dall'unghia e se ne vogliono andare, e questa mi faceva la stessa cosa. E quindi ad oggi, avendo provato tutti e due i metodi, sicuramente resto con il metodo della tip di plastica e non ho, vi ripeto, non credo che andrò a riprovare a fare questo esperimento. Comunque dico così, ma poi sicuramente ci riproverò e ve lo farò vedere. Allora, lei si staccava la tip, quindi io sono andata a toglierla. Non l'ho polimerizzato ovviamente perché continuava a sollevarsi dall'unghia naturale. Ho pulito dal dito, dall'unghia naturale, il gel che avevo messo e sono andata adesso direttamente a riattaccarlo. Quindi ho letto un commento che mi hanno chiesto, che mi avete chiesto se bisogna mettere il gel anche sull'unghia naturale. La risposta è no. Il gel, quello che mettete dentro la tip, basta e avanza a far aderire la tip, che sia di plastica, che sia di gel, basta e avanza per far aderire la tip all'unghia naturale. Quindi vedi l'esperienza. Io vi carico questo video perché magari potete prendere spunto dai miei errori e non farli anche voi. E appunto, siccome volevo farvi vedere il primo esperimento che ho fatto, eccolo qua. È stato non un fail totale, ma un mezzo fail. Mi è uscito del prodotto, come già ho detto, sotto è uscito abbastanza prodotto, quindi sono dovuta poi andare a toglierlo. Va bene, adesso nell'indice invece vado ad attaccare la tip con un gel costruttore. Voi potete usare quello che avete, se usate un monofasico usate il monofasico, se avete un costruttore prendete un costruttore, insomma non è quello importante. Di nuovo anche qui mi metto la base sull'unghia naturale e poi vado ad attaccare la tip. Anche qui ho avuto qualche problemino, ma questo ho capito che è dovuto al fatto che la tip era troppo spessa e tendeva proprio a staccare, a sollevarsi, cosa che questo problema non l'ho avuto quando ho provato a farmele appunto sulla mano sinistra con la tip di plastica. Quindi anche qui stacco e riattacco perché ovviamente voglio che la tip sia ben adesa all'unghia naturale, non voglio lasciare bolle, e pensavo che fosse perché ho messo troppo poco gel, quindi ce ne ho messo un altro po'. Una cosa che voglio dirvi: se avete le unghie che tendono a crescere verso il basso, dovete limare tutto il bordo libero perché giustamente la tip non segue l'unghia, ma rischiate che vi rimane staccata sulla punta, vi rimanga sollevata. Quindi se avete le unghie che vanno verso il basso, togliete totalmente tutto il bordo libero, cosa che ho fatto io perché nel pollice, questo pollice della mano destra, è stata proprio la primissima cosa che ho fatto. Mi è successo questo: non ho tolto tutto il bordo libero, ho lasciato la mia unghia naturale un po' più lunga e mi si è E non si è attaccata alla punta. Qui, quando sono entrata in lampada, avevo visto che si era un po' mossa la tip, e allora, siccome non era ancora polimerizzato il gel, sono uscita e ho riposizionato bene la tip. E questo è come si vedono appena uscite dalla lampada. E ho limato anche qui, ho dovuto limare parecchio perché appunto queste tip. Le tip su cui ho creato l'altra tip erano abbastanza larghe e quindi io volevo stringerle un po'. Anche qui ho tolto il gel che mi è accamminato e quindi si è fatto questo bozzo di gel sotto e sono andata a pulirlo. Ma come vedete l'unghia è un po'
un po' troppo spessa e allora sono andata a limare pure la struttura. Quindi qui proprio in questo caso sono andata ad abbassare nel girocuticole e insomma, e poi dopo ho preso la mia dorata punta extra fine e ho cominciato a togliere tutto questo eccesso di prodotto. Quindi qui in questo caso veramente questa è stata proprio una prova, è stata una prima prova e non la ripeterò perché qui il risparmio di tempo non c'è, proprio non c'è per niente. Visto che devo limare sia la forma che la struttura, risparmio di tempo qui non ce n'è. Però ho voluto fare questa prova perché volevo constatare su me stessa, con i miei occhi, la durata e come fosse questo metodo, insomma. E quindi ho fatto questa cosa e l'ho portata poi per 3 settimane, tant'è che in questo video c'è anche il refill di queste due unghie. Sono andata ad abbassare ancora un po' la struttura e dare forma e poi con il buffer finalmente finisco di limare queste due unghie. Non vi faccio vedere la stesura del colore perché tra l'altro è lo stesso del video precedente, quindi è tutto uguale e questo è solamente per farvi vedere come ho fatto io le mie tip. Anzi, se provate a farle, fatemi sapere come vi trovate e soprattutto non mettete tutto questo gel che ho messo io perché veramente è stato un lavoro. Vedete, adesso le ho abbassate, le ho limate e già è una cosa un po' più decente. E questo è il lavoro terminato. Non guardate la nail art perché lì è stato proprio un fail totale, ma ovviamente non avevo tempo per rifarlo e quindi e quello è il pollice. Il pollice che anche lui ha questa tip in gel sopra. Ok, e questo è il risultato finale. Sono passate 3 settimane ed ecco qua le unghie cresciute. Allora, l'unghia il medio dove c'era il gel colla e sta tutto là. Sta tutto là dopo 3 settimane, non è assolutamente successo nulla e è rimasto attaccato benissimo. Non ho avuto nessun tipo di sollevamento e qui sto andando a togliere il prodotto ed è la stessa cosa che faremmo su unghie ricostruite in gel, cioè insomma un refill come lo faremmo normalmente. E quindi sto andando a togliere il colore e ovviamente anche un pochino di gel. Adesso sono curiosa quando mi dovrò fare il refill sulla mano sinistra perché appunto lì non c'è la tip di gel ma c'è la tip di plastica. Ma comunque già ho detto che ve lo faccio, mi riprendo mentre mi faccio il refill e vediamo insieme che cosa succede. E quindi ecco qua, questa è la mia tip di gel, tutto attaccato, sta tutto lì e quindi devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema. Il pollice, se ve lo state chiedendo, l'ho ricostruito con la nail form, come facciamo sempre, il pollice della mano destra, perché ovviamente è diverso da come era prima. Perché appunto mi si era non essendosi attaccata la tip bene alla punta perché le mie unghie tendono verso il basso, mi era rimasto scoperto quel pezzo e comunque ci sono andata avanti 2 settimane con quella tip così non attaccata bene, mi è successo nulla, non si è sollevata, però dopo un po' ha cominciato a darmi fastidio proprio visivamente, non la sopportavo più e quindi l'ho tolta e ho ricostruito normalmente. E niente, ecco qua, quindi questo è quello che ho fatto. Io sinceramente trovo che sia tutto molto semplice, cioè non c'è nulla di scandaloso e nulla di. E adesso qui vi faccio vedere un attimino quello che c'è sotto, cioè niente, nel senso unghie normali, come fossero unghie ricostruite. E quindi per me questo sistema continua a dire che per ora è valido, non trovo pecche. Sono andata a cercare di stringere ancora appunto la mia unghia perché mi piace un po' più stretta e quindi ho accorciato un pochino, ho ridato un po' la forma
E poi andrò come sempre con la mia preparazione, la preparazione dell'unghia. Nel mignolo e nell'anulare invece la struttura l'ho fatta con un rubber base che avevo preso su AliExpress di questa marca Sondi, Sandi, vabbè non mi ricordo, comunque ve l'ho fatto vedere in un video haul, poi farò dei video anche con questi altri prodotti se ho occasione perché sinceramente sono buoni prodotti. E quindi ecco, con il mio sanding bands vado a preparare l'unghia naturale, vado a pareggiare il livello tra il gel che c'è nella che era nel girocuticole ma adesso è cresciuto. E quindi queste sono le cose, i passaggi che faccio sempre, che mi vedete fare sempre. Anche qui vi dico che utilizzo la base di Madame Glam sull'unghia naturale e su tutta l'unghia, insomma vado a stenderla su tutta l'unghia. E poi qui utilizzerò un gel costruttore in bottiglietta, sempre di Madame Glam, che vi avevo fatto vedere in un haul, che avevo chiesto di provare, loro gentilmente me l'hanno fatto provare e devo dire che mi piace. Questo in particolare è il Builder Light Pink. Ed era la prima volta che lo usavo, anche qui poi con la mano sinistra, insomma certo non è il massimo, la manualità della mano sinistra la conosciamo tutti, la mia che non è il massimo, però devo dire che questo sistema della non limatura, come sta andando molto adesso, quindi fare refill senza limatura con questi prodotti che sono hanno una consistenza diversa dai gel nel barattolo, perché appunto sono più lavorabili e tendono a come posso dire, tendono a colare di meno. Certo che se uno perde troppo tempo, ovviamente alla fine cola, però facendo i passaggi giusti si ha il tempo, ovviamente un'unghia per volta, qui sicuramente due unghie insieme non si possono fare un'unghia per volta, però questo sistema della non limatura è molto interessante, quindi sto ancora cercando di capire, di affinare un po' la tecnica. Appena avrò capito bene tutti i passaggi da non fare e quelli da fare, sicuramente vi metterò vi renderò partecipi della mia di quello che ho capito, ecco. Quindi poi fatto questo metto il dito in sottosopra, metto la mano sottosopra. Bisogna cercare di fare appunto la struttura bene subito, quindi solamente con il prodotto, senza poi andare a limare. Era la prima volta che lo provavo e mi è piaciuto, insomma, lo continuerò a farlo. Prima di mettere il colore, spingo di nuovo la cuticola, così vado a provare ad incastrare bene il colore sotto la cuticola. E il colore, come vi dicevo, è lo stesso di Madame Glam dell'altro video, il Pink Me Up. E insomma, ho saltato la ripresa della stesura, tanto è sempre la stessa cosa. E anche la nail art è questa banalissima nail art. Ma dove c'è glitter a me piace, quindi va bene, insomma, niente di che. E niente, ecco, questa è stata la mia primissima esperienza con questo metodo e dove mi sono creata le mie tip in gel. Al momento che sto registrando l'audio, sono già 2 settimane che porto questo refill fatto e vi dico che sta ancora tutto qua. Io non vedo nessun problema, quindi per me, ripeto, il metodo al momento è valido e non credo che troverò motivi per dire che non sia un metodo non valido. E niente, ecco, questa è la fine.
la ripresa finale dove vi faccio vedere le unghie e certamente i due indice e medio sono un po' diversi di forma rispetto alle altre, ma sappiamo il perché. Quindi regalami un like se ti è stato utile il video, sicuramente farò altri video perché so che mi farete un sacco di domande e sicuramente non sono riuscita a rispondere a tutto quello che mi avete chiesto nell'altro video. Però regalami un pollicione all'insù che mi fa tanto piacere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!